No? No. Ma ti piace il rap, sì? Sì, mi piace le canzoni rap, però non mi resta. Anche in campo usi questo tuo approccio, sei sempre dinamico, sei sempre frenetico. Sì, sì, è vero. Come va fino adesso? Per adesso bene, mi trovo bene col gruppo, la squadra, una bellissima squadra, sono forti. Il gruppo giovane, i vecchi sono bravi, quindi. Siamo forti? Sì. Anche dopo Gubbio? Sì, ovvio, sempre. Non è che se perdi una partita diventi scarso. Quindi la stima non è diminuita dopo questa sconfitta? No, per niente. Anzi, secondo me non ci meritavamo neanche la sconfitta a Gubbio. Ma questo è indubbiamente, però un Pisa nel secondo tempo sottotono va detto. Sì, sottotono, aspetta. Ci siamo un po' messi in testa che dovevamo giocare la palla, abbiamo sbagliato dei passaggi e siamo andati in gol. Però non è che eravamo sottotono, perché i ritmi c'erano lo stesso. Diciamo che siete tatticamente caduti nella trappola del Gubbio, dai. Sì, il mister ci aveva detto di fare attenzione, che loro sembrava che ci lasciassero giocare, però invece poi hanno aspettato che sbagliavamo noi e ci hanno fatto male. Un passo indietro e soprattutto il primo gol subito in trasferta, la prima sconfitta. È una riflessione che va fatta, oppure come hai detto te, no, siamo forti, mettiamo tutto da parte che noi siamo forti e lo vedrete domenica. In sostanza è un messaggio positivo che mandi. Sì, è un messaggio positivo, non è che adesso per una sconfitta dobbiamo buttarci giù, il campionato è lungo, quindi si va avanti, si mette dietro. Ma su questo sono d'accordo con te, si è perso da una squadra che non aveva mai vinto con 5 punti in classifica, qualche problema l'aveva e questo Pisa ha dimostrato di essere più forte del Gubbio. Sono quelle partite che vanno vinte perché poi i valori sono quelli. Queste sono le partite più difficili innanzitutto. E noi siamo andati lì per fare bene, loro dovevano trovare assolutamente la prima vittoria perché ancora non avevamo vinto e è uscito quel gol e non ce l'hanno fatto. Senti, il pallone in campo mentre c'è un'azione di contropiede, chi l'ha buttato? Un ragazzo, un inserviente, uno dalla panchina? Sì, l'ha buttato un giocatore loro che era il primo tempo in campo. Ah, era in campo, poi era in pari simpatico, eh? Quello che ha fatto gol. Gliel'hai detto o no? Abbiamo detto qualcosa, però poi è arrivato quello della sicurezza e ci ha obbligato a dargli il pallone. Ah, vi voleva il pallone che aveva buttato in campo? C'era suo? Sì, ci ha obbligato, ci ha fatto vedere il tesserino, ci ha detto di dargli subito il pallone. Ma gli hai detto complimenti per la trasmissione o no? Gli abbiamo detto tutto, io e Lucarelli eravamo lì, ci riscaldavamo e gli abbiamo detto. Ti siete un po' aggazzati, dai. Sì, ovvio, perché non ho mai visto una cosa del genere. Sì, poi da un giocatore, insomma. Sì, infatti. Fino a che fa un raccattapalle, non è bello neanche quello, però. Sì, è vero, è un brutto gesto. Senti, arriva l'Ascoli, dicono da Ascoli che forse arriveranno in macchina, non con il pullman. Guai a fidarsi. Guai a fidarsi. L'Ascoli anche è una squadra che per adesso non ha fatto bene, però sono sempre le partite più difficili, che tu dici sì, è facile, poi invece è difficile in campo, quindi bisogna fare attenzione, concentrazione sempre alta. Bocca al lupo. Crepi. Una domanda volevo farti, hai giocato sempre in passato, hai giocato sempre basso oppure non hai mai giocato esterno? Alto, no. Nemmeno tipo in un centrocampo a 5? Sì, centrocampo a 5 sì, ho già fatto.